Benvenuti ad una nuova puntata di Conoscere i funghi. Al mio fianco il dottor Fabio Padovan, micologo, nonché presidente dell'Associazione Micologica Bresatola di Belluno. Meraviglioso quello che abbiamo trovato oggi e viene subito da chiedere che fungo sia. Allora, il fungo si chiama Tricholomopsis rutilans. Rutilans ci ricorda anche che la colorazione è rossastra, ma in realtà il significato non è proprio di rosseggiante, è più di scintillante, vorrebbe dire un fungo che si manifesta per il colore brillante, ecco, del suo cappello. Allora, il Tricholomopsis rutilans, Tricholomopsis vuol dire che sembra un tricoloma, in realtà perché i tricolomi sono funghi terricoli. Il genere Tricholoma è un genere di funghi molto numeroso, però che comprende tutti i funghi terricoli che vivono in simbiosi con gli alberi. Questo invece è Tricholomopsis perché, pur avendo l'aspetto di un tricoloma, è un fungo lignicolo e vediamo che cresce proprio su questo ceppo. E questo è un fungo legato alle conifere, quindi legno di conifere, non lo troveremo mai su un ceppo di faggio, per dire. Ecco. Allora, Tricholomopsis rutilans è un fungo che inizialmente è di queste colorazioni rosa fucsia carico, anche violaceo, è molto molto scure nel fungo giovane, che poi tendono a sbiadire, a scolorire, ecco, si vede già in questo fungo un po' più maturo, ma se piove e se rimangono là dei giorni, questi funghi perdono tutta la colorazione rossa e rimangono giallastri. Allora, il fungo può raggiungere dimensioni anche notevoli, può arrivare anche a 20 cm di diametro di cappello, esemplari molto grandi ovviamente, ma mediamente si trovano di queste dimensioni. Se noi andiamo a vedere, la superficie del cappello è una superficie che è feltrata, quindi non è liscia, ma è feltrata come vellutata quasi, e sotto queste squamette che sono più visibili al margine c'è una colorazione bianco-giallina della carne sottostante. Il gambo è un gambo piuttosto robusto, tipo simile a quello dei tricolomi, con colorazione che va dal chiaro nella parte alta fino al rossastro, che ricorda il colore del cappello, sulla parte basale del gambo. Gambo che si inserisce sul legno. Le lamelle sono lamelle fitte, che hanno una colorazione giallastra, più o meno pallida, e sono leggermente smarginate sul gambo. La carne di questo fungo è una carne bianca, no, giallina, pardon, la carne giallina, che diventa invece giallo più intensa verso la base del gambo, se no un giallo pallido, ma è un giallo diffuso. Le lamelle sono gialline, il gambo può cavitarsi, cioè presentare una cavità nella parte soprattutto sommitale, e se noi andiamo a assaggiare la carne ha un gusto quasi priva di gusto, anche l'odore è assente. Come commestibilità, alcuni testi riportano come fungo commestibile questa specie, altri invece dicono che è una specie che non ha valore alimentare. Quindi per noi, siccome non è profumato, non è cosa, e tra l'altro non è neanche molto comune, in genere non si raccoglie. Ok, come fungo lignicolo è un fungo che tende ad uccidere l'albero su cui no, cresce? Allora, questo fungo è un fungo non parassita, quindi non è il fungo che porta la morte alla pianta e poi ci cresce sopra come sono tanti altri funghi, come i chiodini ad esempio, ma è un fungo saprotrofo, cioè cresce solo dove trova già il legno morto. E in questo caso deve essere legno di conifera. Va bene. Sai che mi dispiace un po' che non siano commestibili, perché sono proprio belli da vedere. Vabbè, ma la natura ha bisogno di cose belle anche per essere più presentabile quando ci andiamo noi, no? Ok, allora noi li lasciamo qui tranquillamente e diamo appuntamento a voi alla prossima puntata di Conoscere i funghi.